Ciao ragazzi, buongiorno, bentornati in questo nuovo video. Oggi sono particolarmente emozionata perché riesco finalmente a realizzare un progettino che ho in mente da Natale scorso. Quest'idea è nata un anno fa, più o meno in questo periodo, in un negozio dove avevano appena esposto tutte le decorazioni di Natale. Io vedo questa decorazione qui, me ne innamoro follemente perché è molto semplice, molto basica, insomma come piace a me, però scelgo di non comprarlo per due motivi. Il primo, il prezzo, che secondo me era troppo alto, e secondo per la sua semplicità. E quando l'ho visto ho pensato che è talmente tanto semplice realizzarlo a casa che comprarlo sarebbe stato davvero inutile. Ho acquistato lo stesso appunto questi bastoncini per una questione di pigrizia, perché non volevo andarli a recuperare in giardino, ma si può anche non comprarli, ecco. E ho riciclato anche delle lucine di Natale che avevo da un po' di tempo e che non riuscivo a trovargli una sistemazione adeguata, insomma. E da qui capirete appunto che è una decorazione luminosa. E niente, da qui nasce questo progetto qui. È un progetto, come vi dicevo prima, davvero molto molto semplice, molto basico. A me piace così, però poi ovviamente voi lo potete personalizzare come volete. Io vi do l'idea e poi voi, insomma, fatemi vedere alla fine come realizzerete il vostro progettino. E niente, direi di iniziare subito. Dunque, la mia idea è quella di realizzare una stella luminosa. Quindi ho pensato di utilizzare questi rametti qua per realizzare una stella, semplicemente posizionandoli meglio che riesco, finché non riesco appunto a formare questa stella. Una volta trovata la posizione giusta dei rametti, li fisso aiutandomi con la colla a caldo, che in teoria dovrebbe reggere. Casomai dopo lo possiamo rinforzare con un po' di filo. E quindi aggiungo una goccia di colla su tutte le punte della stella e anche su tutti i punti in cui i rametti si sovrappongono l'uno con l'altro. A questo punto prendo le mie lucine, quelle che ho scelto io sono queste qui con la pallina, ma le volevo proprio così, le vado a girare intorno ai vari rametti. La prima, per tenerla ferma, la fisso con un filetto bianco e poi appunto vado a girarle intorno al rametto un po' alla volta. Le mie lucine sono 50, quindi devo praticamente utilizzare 10 lucine per ogni rametto. Cerco di arrotolarle in modo abbastanza uniforme, distanziate più o meno allo stesso modo. E ripeto questa operazione ovviamente su tutti i 5 rametti. Anche l'ultima lucina la fisso esattamente come prima, aiutandomi con un filo. Se c'è qualche altra lucina da fissare con il filo, vado a fissare anche quelle. Ok, il progetto dovrebbe essere finito. Do un'ultima sistemata alle luci e poi vediamo se funziona. E quindi niente, questo è il risultato finito, non ci sta nell'inquadratura perché è abbastanza grande, mi piaceva così e la volevo così. Come avete visto è stato davvero molto molto semplice realizzarlo e molto veloce, penso che 10 minuti
se avete già tutti i materiali pronti vi basti, no? Allora, io la volevo esattamente così, semplice, con solamente questi due materiali, ma ho anche pensato a delle alternative che potrebbero piacervi, che ovviamente non vedrete perché io la tengo così, che comunque vi suggerisco e che poi potete modificare come volete. La prima idea è quella ovviamente di girare attorno al ramo non solo le luci ma anche quelle stelle filanti un po' luminose, magari non troppo vaporose perché altrimenti va a coprire le luci. Un'altra idea dello stesso stile è quello di attaccare pezzettini di cotone o di ovatta nel ramo tra una lucina e l'altra per dare un po' l'idea che ci sia un po' di neve sulla stella. Oppure ancora, andando sul classico, si può aggiungere degli elementi naturali natalizi come ad esempio dei rametti di pino, delle pignette, delle fettine di arance secche o anche le palline rosse, insomma, che si usano a Natale. O ancora, invece che utilizzare materiali naturali, utilizzare i classici materiali natalizi, quindi qualche rametto di pino e le decorazioni varie come palline, pacchettini regalo e altre cose simili. Insomma, le idee sono infinite, io ve ne ho suggerite solo alcune, realizzate poi quella che è più nel vostro stile o comunque quello con i materiali che avete a casa senza doverli acquistare. E niente, io spero che il video vi sia piaciuto. Vi ricordo di lasciare un mi piace al video, iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto e cliccare sulla campanellina per essere aggiornati ogni volta che pubblico una nuova idea sul canale. E niente, adesso tocca a voi, lasciatemi scritto sotto nei commenti che cosa ne pensate, come personalizzereste voi questo progetto, ma soprattutto inviatemi tutte le vostre foto che mi fa sempre molto molto piacere vedere il vostro progettino ispirato ai miei video. E niente, con questo è tutto, io vi saluto, vi mando un grosso abbraccio e buon Natale!